Gli Uns and Ones, gli alleati dell'umanità. Qui parleremo degli alleati dell'umanità, un gruppo di esseri alieni che vegliano l'uomo secondo l'egida degli Uns and Ones, gli invisibili, che non sono i Mursaat del noto videogioco, la cui saga sembra ripercorrere l'attuale stato della Terra, ma bensì sarebbero una misteriosa confederazione i cui messaggi sono tratti da un interessante testo contenente le dichiarazioni allarmanti circa l'influenza aliena nel nostro pianeta. Un'influenza sempre crescente nell'ambito della razza umana e circa le attività e l'agenda segreta di alcune razze di extraterrestri che stanno particolarmente accentuando la loro interferenza. Alcuni messaggi che seguono sono tratti dal briefing pubblicati nel 2001, nel 2005, nel 2008 e nel 2012 e mirano a smuovere e sviluppare una coscienza umana superiore chiamata conoscenza, che comporta una capacità telepatica superiore tra le persone e tra le razze. Alla luce di ciò va comunicato che i briefing degli alleati sarebbero stati trasmessi all'autore Marshall Vian Summers proprio da questo gruppo extraterrestre multiraziale di individui che si definiscono per l'appunto alleati dell'umanità. Si descrivono come esseri fisici di altri mondi che si sono riuniti nel nostro sistema solare vicino alla Terra con lo scopo di osservare le comunicazioni e le attività di quelle razze straniere che sono qui nel nostro mondo e che interferiscono negli affari dell'uomo. Danno risalto al fatto che loro stessi non sono fisicamente presenti nel nostro mondo e che ci stanno trasmettendo la necessaria saggezza, non tecnologia, e non stanno interferendo con noi. I briefing forniscono una prospettiva della realtà di vita intelligente nell'universo e cosa il contatto realmente significherà. Per molti lettori ciò che è rivelato negli alleati dell'umanità sarà interamente nuovo. Per altri sarà una conferma delle cose che hanno da lungo tempo percepito e conosciuto. Per capire veramente questo messaggio provocatorio, dobbiamo sfidare e mettere in discussione molti dei prevalenti presupposti e ideologie riguardo alla possibilità e alla realtà del contatto alieno. I briefing degli alleati sfidano tali presupposti e tali credenze, disintegrando molti dei miti che abitualmente abbiamo circa quelli che ci stanno visitando e perché sono qui. I briefing degli alleati dell'umanità ci danno una maggior prospettiva e ci fanno capire più in profondità qual è il nostro destino all'interno di una più grande panoramica di vita intelligente nell'universo. Per realizzare questo, gli alleati non parlano alla nostra mente analitica, ma alla nostra conoscenza, la parte più profonda del nostro essere, dove la verità, per quanto offuscata, può direttamente essere distinta e sentita. Mentre ancora viviamo in un completo isolamento sulla superficie del nostro mondo, non possiamo ancora vedere e capire che cosa sta accadendo in riferimento a vite intelligenti oltre i nostri confini. Per questo abbiamo bisogno di aiuto, aiuto di un genere molto speciale. Potremmo non riconoscere inizialmente o accettare tale aiuto, tuttavia esso è qui. Lo scopo dichiarato dagli alleati è quello di avvisarci dei rischi di entrare a far parte di una comunità più grande di vita intelligente e di aiutarci con successo nell'oltrepassare questa grande soglia, in modo tale che la libertà, la sovranità e l'autodeterminazione umana possano essere preservate. Gli alleati sono qui per farci capire la necessità dell'umanità di stabilire le nostre regole di ingaggio durante quest'epoca che non ha precedenti. Secondo gli alleati, se saremo saggi, pronti ed uniti, allora potremo prendere il nostro meritato posto come razza matura e libera all'interno di questa comunità più grande. La Society for the New Message afferma che gli alleati dell'umanità non è solo un altro libro che specula sul fenomeno UFO ET, ma è un messaggio trasformazionale, genuino, che mira direttamente allo scopo di fondo, cioè all'intervento alieno, in modo tale da poter consolidare la consapevolezza di quello di cui avremo bisogno per affrontare le sfide e le opportunità che ci stanno dinanzi. Ecco alcune affermazioni degli alleati dell'umanità tratte dai 5 briefing che sottolineano la presenza extraterrestre nel mondo di oggi. È un grande onore poter trasmettere queste informazioni a quelli di voi che sono così fortunati da poterle ricevere. Siamo gli alleati dell'umanità.
Questa trasmissione è resa possibile dalla presenza degli Unseen Ones, i consiglieri spirituali che monitorano lo sviluppo di viti intelligenti sia nel vostro mondo che nella vasta comunità più grande di mondi. Rappresentiamo un piccolo gruppo che sta osservando gli eventi del vostro mondo. Veniamo dalla comunità più grande, non interferiamo negli affari umani, non possediamo nessuna istituzione qui da voi. Siamo stati inviati per uno scopo molto specifico, essere testimoni degli eventi che stanno accadendo nel vostro mondo e dataci l'opportunità di poterlo fare, comunicare a voi ciò che vediamo e ciò che apprendiamo. Vivendo sulla superficie del vostro mondo, non potete essere consapevoli di ciò che lo circonda, neppure potete vedere chiaramente le visitazioni che si stanno susseguendo nel vostro mondo attualmente, o vedere ciò che questo fa presagire per il vostro futuro. Vorremmo dare testimonianza di questo. Per molti anni abbiamo osservato gli avvenimenti del vostro mondo, non cerchiamo rapporti con l'umanità, non siamo qui in missione diplomatica. Siamo stati inviati dagli Unseen Ones per risiedere in prossimità del vostro mondo in modo da poter osservare gli eventi che stiamo per descrivere. Il vostro mondo è visitato da innumerevoli razze aliene e da diverse organizzazioni di razze. Ciò sta accadendo attivamente da un certo tempo. I nostri nomi non sono importanti, sarebbero insignificanti per voi e non li comunicheremo per tutelare la nostra sicurezza, dato che dobbiamo rimanere nascosti al fine di poter prestare servizio. Per comunicare è necessario che tutti i popoli capiscano che l'umanità è in procinto di emergere in una comunità più grande, di vita intelligente. Il vostro mondo è visitato da innumerevoli razze aliene e da diverse organizzazioni di razze. Ciò sta accadendo attivamente da un certo tempo. Ci sono state visite durante tutta la storia dell'umanità, ma niente di questa portata. L'avvento delle armi nucleari e la distruzione del vostro mondo naturale hanno portato queste forze ai vostri scali. Il motivo vero che ha portato queste forze ai vostri apparodi in tal numero e con tale interazione sono le risorse del vostro mondo. Non esiste nessuno che la rappresenti la Terra, perché il vostro popolo è diviso e le nazioni si oppongono tra loro. Viene presunto inoltre da questi visitatori di cui parliamo che voi siate guerrafondai ed aggressivi e che possiate arrecare danno e ostilità all'universo che vi circonda, benché ci siano in voi delle buone qualità. La gente non è consapevole della presenza di forze aliene, è inconsapevole della presenza di cercatori di risorse e di coloro che sono alla ricerca di alleanze con l'umanità per il proprio profitto. Voi occupate una parte della galassia che è abbastanza abitata. Non tutte le parti della galassia sono così popolate. Vi sono delle grandi regioni inesplorate e delle razze nascoste. Il pensiero umano, il comportamento umano, la fisiologia umana, la religione umana sono stati studiati per tanto tempo. Conseguentemente, la loro prima area di azione è quella di stabilire un legame con individui in posizioni di potere e di influenza, in modo da conquistare il loro appoggio e di persuaderli riguardo agli aspetti benefici della loro amicizia e della condivisione di uno scopo. La presenza aliena nel mondo si sta sviluppando ogni anno e ogni giorno. Molta altra gente soccombe alla loro persuasione, perdendo la capacità di capire, essendo confusa e distratta, credendo nelle cose che possono soltanto indebolirla. I visitatori cercano di ostacolare la gente dall'avere questa visione e questa conoscenza, dato che neanche loro ce l'hanno, non ne vedono il valore, non ne capiscono la realtà. In questo l'umanità è complessivamente più avanzata di loro. La gente vuole vedere degli amici e la salvezza nei visitatori, e ciò è proprio quello che viene loro mostrato. Forse vi chiederete: questo vuol dire che c'è un'invasione nel nostro mondo? Dobbiamo dire che la risposta è sì, un'invasione del più subdolo genere. Se siete in grado di avere questi pensieri e di considerarli seriamente, potete constatarlo da soli. La prova di questa invasione è dappertutto. Potete vedere come l'abilità umana è portata fuori corso dal desiderio di felicità, pace e sicurezza. Potete vedere come la visione e la capacità della gente di sapere sono impedite da influenze anche all'interno delle proprie culture. I visitatori non sono qui per rubare le vostre abilità riproduttive, sono qui per stabilirsi, ma dovete assicurarvi, poiché questo non è un momento per essere ambigui, questo non è il momento
ricercare la fuga. L'umanità sta approcciando un periodo molto pericoloso e molto importante nel suo sviluppo collettivo. Siete presso la soglia del vostro esordio in una comunità più grande di vita intelligente. Incontrerete altre razze che stanno venendo nel vostro mondo con l'obiettivo di tutelare i propri interessi e di scoprire quali opportunità si potranno presentare per loro. Essi non sono angeli o esseri angelici. Gli Uns and Ones ci hanno detto che ci sono molte persone che oggi avvertono uno strano senso di inquietudine, un senso vago di urgenza, una sensazione che qualcosa sta per succedere e che qualcosa dovrebbe essere fatto. Forse non c'è nulla, ma nella loro sfera giornaliera di esperienze è importante la comprensione che la vostra libertà è preziosa, la vostra libertà individuale e la vostra libertà come razza sono cose preziose. Noi ci abbiamo messo così tanto a riguadagnare la nostra libertà, non vogliamo vedere voi perdere la vostra. Questo rappresenta veramente una situazione difficile, perché i vostri visitatori sono in grado di proiettare immagini, sono in grado di parlare alle persone attraverso l'ambiente mentale, e le loro voci possono essere ricevute ed espresse attraverso le persone. Essi sono in grado di calare su di voi questa influenza, perché l'umanità non ha ancora queste capacità di discernimento. Il programma di ibridazione ha solo uno scopo, ed è quello di consentire ai visitatori di stabilire una presenza ed un'influenza autoritaria nel mondo. Non illudetevi che ai visitatori possa mancare qualcosa che sperano di trovare in voi, oltre alle vostre risorse. Non pensate che loro abbiano bisogno del vostro senso di umanità, vogliono solo la vostra umanità per assicurarsi la propria posizione nel mondo. La vostra indipendenza la state perdendo con il passare di ogni singola giornata. È probabile che non vediate la vostra perdita di libertà, anche se forse la potete avvertire in qualche modo. Noi veniamo dunque con un senso di impegno ed un forte incoraggiamento per voi affinché manteniate la vostra libertà, diveniate forti e discernenti e non crediate a persuasori o promesse di pace, di potere e di inclusione da parte di chi non conoscete. La situazione è molto grave dal nostro punto di vista e riteniamo che sarebbe una sfortuna terribile se le persone non venissero informate correttamente. C'è talmente tanto inganno nel mondo in cui vivete ed anche in molti altri mondi che la verità, anche se evidente ed ovvia, non viene riconosciuta ed i suoi segnali, i suoi messaggi non vengono notati. Noi allora speriamo con la nostra presenza di aiutare a chiarire il quadro della situazione, di aiutare voi ed altri a vedere quello che veramente è là fuori. Dal punto di vista della nostra percezione non ci sono questi equivoci, perché siamo stati mandati per testimoniare proprio le cose che stiamo descrivendo. Saranno fatti tentativi per persuadire i leader delle nazioni più forti a diventare ricettivi alla presenza dei visitatori e a ricevere doni e incentivi per la cooperazione, con la promessa di un reciproco beneficio. Da quanto abbiamo appreso dal punto di vista dei vostri visitatori, gli Stati Uniti sono i leader del mondo, perciò gran parte dell'enfasi sarà posta là. Saranno fatti dei tentativi al fine di persuadere i leader delle nazioni più forti a diventare ricettivi verso la presenza dei visitatori e a ricevere doni ed incentivi per cooperare, con la promessa finale di reciproco beneficio ed ad alcuni anche la promessa di dominio mondiale. Nei corridoi del potere del mondo ci saranno quelli che risponderanno a questi incentivi, perché penseranno che questa sia una grande opportunità per tirare l'umanità fuori dallo spettro di una guerra nucleare e creare una nuova comunità sulla Terra, una comunità che essi governeranno per i propri scopi. Ma questi leader sono degli illusi, perché non verrà data loro la chiave di questo regno. Loro saranno solo gli arbitri nella fase di transizione del potere. L'umanità è molto promettente ed ha coltivato un ricco retaggio spirituale, ma le manca una formazione sulla comunità più grande, entro la quale sta emergendo. L'umanità è divisa ed è in contesa nel proprio ambito, perché i vostri visitatori vogliono il vostro mondo. È troppo ovvio. Non siete voi che gli interessate particolarmente, sono le risorse biologiche del vostro mondo e la posizione strategica di questo sistema solare.
Voi siete utili solo nella misura in cui queste cose sono di valore e possono da loro essere utilizzate. Vi offriamo quello che vorrete e vi diranno quello che vorrete sentire. Vi offriranno incentivi ed useranno le vostre religioni ed i vostri ideali religiosi per creare sicurezza e fiducia nel fatto che le loro, più di voi, capiscono la necessità del vostro mondo, saranno in grado di servire queste necessità per apportare una maggior equanimità. Per il fatto che l'umanità sembra incapace di stabilire unità e ordine, molte persone apriranno le loro menti e i loro cuori verso quelli che a loro avviso avranno una maggior possibilità di farlo. Nel secondo discorso abbiamo parlato brevemente del programma di ibridazione. Alcuni hanno già sentito parlare di questo fenomeno e da quanto ne sappiamo ci sono già state delle discussioni sulla questione. Gli Unseen Ones ci hanno detto che c'è una crescente consapevolezza sull'esistenza di questo programma, ma è incredibile che la gente non veda le ovvie implicazioni di ciò. Sono tutti così presi dalle loro aspettative sulla questione extraterrestre e così male equipaggiati e preparati per affrontare ciò che tale intromissione potrebbe significare. Chiaramente un programma di ibridazione è un tentativo di fondere la capacità dell'umanità di adattamento al mondo fisico con la mente e la coscienza collettiva dei visitatori. Tale progenia sarebbe in una posizione perfetta per apportare una nuova leadership per l'umanità, una leadership che nasce dalle intenzioni della campagna dei visitatori. Questi individui avrebbero relazioni di sangue nel mondo, così anche altri sarebbero imparentati con loro ed accetterebbero la loro presenza. Vedete, alla libertà individuale non viene dato alcun valore dai vostri visitatori. Loro la considerano scellerata ed irresponsabile. Tuttavia, quello che stiamo descrivendo è addirittura molto più potente, penetrante e consolidato di qualsiasi cosa che potreste usare come esempio dal vostro mondo. Ci sono già quelli che camminano sulla vostra terra, nati dalla coscienza dei visitatori e dai loro sforzi collettivi. La vostra paura nasce dal fatto che non sapete che cosa stia succedendo, perciò è paura distruttiva. Il programma di ibridazione sta avendo molto successo. Ci sono già quelli che camminano sulla vostra terra nati dalla coscienza dei visitatori e dai loro sforzi collettivi. Loro non possono risiedere qua per periodi di tempo prolungati, ma entro pochi anni saranno in grado di dimorare permanentemente sulla superficie del vostro pianeta. Tale è la perfezione della loro ingegneria genetica che essi sembreranno solo leggermente diversi da voi, più nei modi e nella loro presenza che nell'apparenza fisica, al punto tale che probabilmente non verranno notati o riconosciuti. Tuttavia avranno facoltà mentali superiori e questo darà a loro un vantaggio che voi non potreste pareggiare, a meno che non sarete formati nelle vie dell'intuito creativo. Questa è la realtà più ampia entro la quale l'umanità sta emergendo, un universo pieno di meraviglie e di orrori, un universo di influenza, un universo di competizione, però anche un universo pieno di grazie. Molto simile al vostro, ma infinitamente più grande. Il paradiso che cercate non è qua, tuttavia le forze con le quali vi dovete battere lo sono. Questa è la più grande soglia della vostra razza che dovrà mai affrontare. Ognuno di noi in questo gruppo ha affrontato ciò, e noi, i nostri rispettivi mondi, ci sono state molte sconfitte, con solamente pochi successi. Razze di esseri che sono in grado di mantenere la loro libertà ed il loro isolamento devono diventare forti ed unite e probabilmente si allontaneranno notevolmente dall'interazione della comunità più grande per proteggere la loro libertà. In questo momento qua c'è più di un collettivo che compete per un guadagno. Questo posiziona l'umanità nel mezzo di un insieme di circostanze molto inusuale, ma allo stesso tempo illuminante. Per loro il vostro valore è il fatto che potreste essere utili. Se non sarete più riconosciuti utili, sarete semplicemente cestinati. La sfida è riconoscere la differenza tra una presenza spirituale e una visitazione proveniente dalla comunità più grande. Ma come potete avere la struttura logica per fare questa distinzione? Dove le potete imparare queste cose? Chi nel vostro mondo è nella posizione da potervi insegnare della realtà della comunità più grande?
Solo un insegnamento da oltre il mondo vi può preparare per la vita oltre il mondo, e la vita oltre il mondo ora è nel vostro mondo. Cerca di stabilirsi qua, cerca di estendere la sua influenza, cerca di guadagnarsi le menti, i cuori e le anime della gente di ogni luogo. È così semplice, allo stesso tempo così devastante. Non veniamo per criticare le vostre istituzioni religiose o i vostri impulsi e valori più fondamentali, ma per illustrare come essi vengono usati contro di voi da quelle razze aliene che intervengono nel vostro mondo. Essi sono controllati e controllanti e seguono trame di pensiero e comportamento fermamente consolidate e severamente imposte. Loro potrebbero sembrare empatici verso le vostre idee, ma è solo per ottenere la vostra fedeltà. L'identificazione con Gesù Cristo sarà fortemente utilizzata, la speranza e la promessa del suo ritorno nel mondo offre ai vostri visitatori una perfetta opportunità. Noi sappiamo che il vero Gesù non tornerà nel mondo perché sta lavorando in concerto con gli Unseen Ones, in servizio all'umanità, ed anche ad altri mondi. Quello che verrà in suo nome arriverà dalla comunità più grande, egli sarà uno che è stato generato e cresciuto per questo scopo dai collettivi che oggi sono nel mondo. Egli sembrerà umano ed avrà abilità per compiere gesta significative se confrontate a quello che ora siete in grado di fare voi. Sembrerà completamente altruistico, sarà in grado di compiere gesta che genereranno sia paura che reverenza, sarà in grado di proiettare immagini di angeli, demoni o qualsiasi cosa alla quale i suoi superiori vi vorranno esporre. Sembrerà avere poteri spirituali, ma sarà proveniente dalla comunità più grande e farà parte di un collettivo, genererà fedeli che lo seguiranno. In definitiva, per quelli che non lo seguiranno, raccomanderà che siano alienati ed infine distrutti. La seconda venuta, insomma, è quella che stanno preparando i vostri visitatori. L'evidenza di ciò, da quello che sappiamo, è già presente nel mondo. Ai visitatori non importa quante delle vostre persone siano distrutte, a loro basta avere fedeltà di primo livello dalla maggioranza. Pertanto i visitatori metteranno l'attenzione su quelle idee fondamentali che daranno loro questa autorità e questa influenza. Non aprite le vostre menti, ai vostri cuori, ai visitatori, da oltre i confini del mondo, perché arrivano per raggiungere i propri scopi. Non illudetevi che adempiranno le vostre profezie religiose o i vostri più grandi ideali, perché questa è un'illusione. Ci sono grandi forze spirituali nella comunità più grande, individui ed anche nazioni che hanno raggiunto grandi livelli di conseguimento di gran lunga oltre quello che l'umanità ha dimostrato ad oggi, ma essi non arrivano e non prendono il controllo di altri mondi, non rappresentano potenze politiche e economiche nell'universo, non sono impegnati nel commercio, se non per soddisfare i propri bisogni fondamentali. Raramente essi viaggiano, eccetto in situazioni di emergenza. Emissari vengono mandati per aiutare quelli che stanno emergendo nella comunità più grande, emissari come noi. Ci sono anche emissari spirituali che possono parlare a coloro che sono pronti a riceverli e che dimostrano un buon cuore e una buona promessa. È così che Dio lavora nell'universo. Non veniamo dunque per criticare le vostre istituzioni religiose o le vostre convenzioni, ma solo per illustrare come possono essere utilizzate contro di voi. Noi non siamo qua per sostituirle o per negarle, ma per mostrare come la vera integrità deve prevalere queste istituzioni e queste convenzioni affinché possano servirvi in modo genuino. Nella comunità più grande, la spiritualità è accorpata in quella che chiamiamo la conoscenza, che significa l'intelligenza dello spirito e del movimento dello spirito dentro di voi. Questo vi potenzia, facendovi sapere anziché credere. Emergere nella comunità più grande è il vostro destino, il vostro isolamento è finito. Anche se il vostro mondo è stato visitato molte volte in passato, il vostro isolamento è finito. Ora è necessario che vi rendiate conto che non siete più soli nell'universo, o anche all'interno del vostro mondo. Quando la realtà della comunità più grande diventerà più conosciuta nel vostro mondo ed il nostro messaggio sarà in grado di raggiungere abbastanza persone, allora ci sarà un crescente consenso sul fatto che c'è un problema più grosso che minaccia l'umanità. Questo potrebbe creare una nuova base per cooperazione e consenso.
non c'è sicurezza, non c'è dove nascondersi, non c'è rifugio nel mondo che sia sicuro della presenza aliena che è qua oggi. Per quello le scelte sono solo due. Potete sottomettervi passivamente o potete lottare per la vostra libertà. L'influenza dei visitatori cresce con il passare dei giorni. Ogni persona che è in grado di udire ciò, di sentire ciò e di saperlo, deve imparare la via della conoscenza, la via della conoscenza della comunità più grande. Questo è un appello, è un dono, è una sfida. Alla domanda, avete menzionato che individui vengono prelevati in tutto il mondo. Come possono le persone proteggere se stesse e gli altri dalle adduzioni? Viene risposto. Più riuscite a diventare forti con la conoscenza e consapevoli della presenza di visitatori, meno desiderabili sarete come soggetti per i loro studi e per la manipolazione. Più utilizzate i vostri incontri con le loro per avere un'idea di loro, più diventate un pericolo per loro. Come abbiamo detto, essi cercano il percorso che presenta minore resistenza. Loro vogliono gli individui conformi e cedevoli. Loro vogliono quelli che gli causano meno problemi e meno preoccupazioni. Però, se diventerete forti con la conoscenza, sarete al di là del loro controllo, perché loro non saranno in grado di catturare la vostra mente ed il vostro cuore. Col tempo acquisterete la potenza di percezione per vedere dentro le loro menti, cosa che loro non gradiscono. Diventerete un pericolo per loro, una sfida, e vi eviteranno se potranno. I visitatori non vogliono che nessuno riveli la loro presenza, sono eccessivamente sicuri che riusciranno a raggiungere i loro traguardi senza un livello serio di resistenza da parte della famiglia umana. Ma una volta che verrà messa in piedi una resistenza, una volta che la potenza della conoscenza si sarà risvegliata nell'individuo, allora loro saranno di fronte ad un ostacolo più formidabile. La loro intromissione sarà spiazzata, sarà più difficile da attuare e la persuasione di quelli in posizioni di potere diventerà più difficile da realizzare. Sono dunque essenziali la reazione e l'impegno degli individui nei confronti della verità. Ed ecco le considerazioni finali. L'umanità è sulla soglia di un nuovo inizio, è di fronte ad una situazione grave, il bisogno di una nuova formazione e di una nuova comprensione è gigantesca. Noi siamo qua per dare il nostro servizio a questo bisogno, su richiesta degli Unseen Ones. Essi contano su di noi affinché noi condividiamo con voi la nostra saggezza, perché noi viviamo nell'universo fisico come voi. Noi non siamo esseri angelici, non siamo perfetti, noi non abbiamo aggiunto e raggiunto grandi vette nella consapevolezza spirituale e nella realizzazione spirituale. Per questo confidiamo nel fatto che il nostro messaggio a voi riguardante la comunità più grande sarà più attinente e sarà più facilmente concepito. Gli Unseen Ones sanno molto più di noi circa la vita nell'universo e i livelli di evoluzione e conseguimento che sono disponibili e che vengono praticati in molti luoghi. Ci hanno tuttavia chiesto di parlarvi in merito alla realtà della vita fisica, perché è dove noi siamo pienamente coinvolti ed abbiamo imparato dalle nostre dure prove e dai nostri errori l'importanza ed il significato di quello che stiamo condividendo con voi. Veniamo a voi come gli alleati dell'umanità, perché questo è ciò che siamo. Siate grati di avere degli alleati che vi possono aiutare, vi possono formare e possono essere di supporto alla vostra forza, alla vostra libertà e al vostro compimento, perché senza questa assistenza la possibilità che possiate sopravvivere il genere di infiltrazione aliena che state ora subendo sarebbe estremamente limitata. Sì, ci sarebbero pochi singoli individui che capirebbero la situazione per come veramente essa esiste, ma i loro numeri non sarebbero grandi abbastanza e le loro voci non sarebbero udite. In questo possiamo solo chiedere la vostra fiducia. Speriamo che attraverso la saggezza delle nostre parole ed attraverso le opportunità che avete per imparare il loro significato e la loro pertinenza, nel tempo potremo avere questa fiducia da voi, perché avete in noi
degli alleati nella comunità più grande. In noi avete grandi amici al di là di questo mondo. Abbiamo sofferto le ostili sfide che state per affrontare ora voi ed abbiamo avuto successo, perché abbiamo avuto assistenza. Ora dobbiamo noi assistere altri. Questo è il nostro patto sacro e a questo che noi siamo fermamente votati. Bene, ora dobbiamo lasciarci. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia un like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video con Arte Aliena.